Ciao a tutti amici di Esperienza Ambari, siamo allo stand di Wico in compagnia di Wico Highway 4G, quindi nuovissimo, appena presentato diciamo. Come design non cambia praticamente nulla dal precedente Highway, sempre il vetro posteriore e anteriore Gorilla Glass, fotocamera sporgente da 16 megapixel, cornici in alluminio molto molto belle, e anche le colorazioni sono quelle, quindi viola, blu, arancione e nero. Cosa cambia è il modulo 4G appunto, che non c'era sul predecessore, e il processore che diventa un Tegra 4i, quello che abbiamo già visto su Wico Wax, che non aveva convinto al 100% visto che non era ancora ottimizzato, c'era qualche lag, che però hanno deciso di mettere su questo smartphone. Io avrei preferito il Tegra 4i classico, però ci accontentiamo. È un quad core da 1.7 GHz per Cortex A9, il display è in 5 pollici Full HD e basta. Ah, scusatemi, il processore è un quad core da 2 GHz, non da 1.7 come dicevo prima. 16 GB di memoria interna e 2 GB di RAM. Android, come vedete, 4.4.4 KitKat in versione praticamente stock. Bene, staremo a vedere come si comporterà con le recensioni più approfondite. Intanto da Ifa Berlino per Wico è tutto, un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile, ciao!